Ciao Silvia, benvenuta a casa Splash House. Devi sapere che in realtà io sono Luca, il sito si chiama Splash House e sono qui a casa, nella mia camera. Quindi a casa di Luca è perfetto, direi, Tutti una reunion. da te, facciamo un'invasione pacifica di casa. Esatto, poi in questo periodo è proprio perfetta l'invasione, però ci siamo quasi. Intanto come stai? Domanda non scontata in questo periodo. Bene, sono reduce da una bellissima nottata di festa, di colore, di giovani allegri che festeggiavano questi europei di calcio. Quindi quest'anno l'Europa, cioè l'Italia in Europa conta tantissimo, tra i Måneskin nella musica e gli azzurri nel calcio non ci possiamo lamentare. Beh, giovani e azzurri, ma in realtà italiani con tantissimi sogni, anche per te i sogni sono importantissimi più che mai con questo nuovo singolo, i sogni nelle tasche. Ti va di raccontarmi un pochino come nasce questo singolo? Beh, intanto non possiamo non tenere conto del momento storico in cui nasce I sogni nelle tasche, così come è nata Chagall a settembre dell'anno scorso. Anche questa è figlia di una fase storica, spero che non si ripeta più, ma che comunque, come tutte le cose, anche quelle negative, ci ha insegnato qualcosa. È naturale che si cerchi di prenderne tutti gli insegnamenti migliori. Perché, come dice il Papa, il più grande peccato sarebbe non trasformare questa tragedia in un'occasione. Quindi fare musica è stato un po' questo, è stato approfittare delle emozioni, non, per la verità non tutte belle, anzi, di questa pandemia per raccontare qualcosa. E in questo caso abbiamo cercato con questo team di autori, che sempre saluto e ringrazio, quindi Marco Masini, Barbara Montecucco, Valerio Carboni e Marco Rettani, la sottoscritta, ci siamo messi attorno a un tavolo virtuale. Molto virtuale, per dirci che cosa ci mancava in questo momento e ci mancavano i sogni. I sogni non ce li può togliere nessuno, dove per sogni intendiamo una leggerezza, una capacità di rilancio verso il futuro, di speranza. Quindi non dei sogni, scusami, non dei sogni impossibili, quei sogni matti, irrealizzabili, ma dei sogni alla portata, perché sono sogni che nascono dalla consapevolezza che tutto è possibile. Ricordati che niente è impossibile, perché siamo noi che abbiamo i sogni nelle tasche a poter far diventare possibile l'impossibile. Quindi il sogno, ecco. Infatti io penso che questo brano sia un pochino un viaggio alla scoperta di se stessi, no? Dove alla fine è un po' anche un'evoluzione, perché riascoltandolo ovviamente ci possiamo ritrovare appunto con i sogni, diversi momenti, insomma, della nostra vita e della nostra giornata. Qual è il tuo sogno attuale? Il mio sogno? Attuale. Beh, il mio sogno attuale è uscire da tutto questo momento terrificante, veramente, cioè non parlare più di mascherine, non parlare più di vaccini, non parlare più di terapie intensive, di persone che chiaramente soffrono, ma parlare solo di musica, parlare di tournée, parlare di concerti, parlare di figli, parlare di quello che volete, della nazionale che vince. Cioè, per carità, non possiamo parlare solo di cose belle, o meglio, non possiamo solo vivere nel bello, perché ci sono anche gli aspetti meno belli della vita, però il mio sogno sarebbe quello di avere più cose belle possibile e più bellezza intorno a me possibile. Ecco perché c'è un grande connubio, un grande fil rouge tra Chagall, che era una canzone che parlava del bello artistico, quindi della pittura, e questa canzone che parla di sogni. Perché se non abbiamo la dimensione onirica, la dimensione immaginifica, ci sfugge la vita, perché altrimenti la vita ci pone davanti sempre solo sfide pesanti, problemi. Allora siamo noi che con la musica, con l'arte, con la poesia dobbiamo alleggerircela un po'. Quindi il mio sogno è vivere una vita leggera, che non è una vita banale, un'altra cosa, la banalità, ma è una vita fatta di respiri profondi. Assolutamente, mi hai anticipato un po' la prossima domanda perché abbiamo parlato di arte ma anche fotografia, quindi volevo chiederti quanto è importante per te riuscire a rappresentare con le immagini anche ciò che provi mentre canti, e quindi il Beh, videoclip. allora io nella canzone A casa di Luca parlavo dell'era delle immagini in senso critico, perché un po' come Video Killed the Radio Stars, no? Quando è arrivata la televisione, la radio ha avuto una crisi. Adesso siamo nell'era del virtuale, quindi tutto quello che c'era prima entra in crisi. Eppure ci siamo accorti che ogni medaglia ha il suo rovescio, quindi evviva la digitalizzazione quando questa ha significato nella pandemia non essere tutti soli, no? Ma essere collegati magari da uno smartphone, quindi aver condiviso comunque. Quindi non siamo stati più tanto schiavi, ma abbiamo beneficiato della tecnologia.
Ora, venendo alla tua domanda, siamo nell'era delle immagini, non possiamo ignorare quanto sia importante restituire con un'immagine un pensiero, questo però è la cosa positiva dell'immagine. Quando però per immagine diciamo intendiamo solo estetica, solo giovinezza forever, solo bello e basta, solo perfetto e basta, ecco, quella è una cosa da cui io abborro, scappo, perché il mondo non è perfetto e il mondo non è solo bello. Il mondo è bello quando è naturale, quando è normale, quando è lo accettiamo così com'è, per carità, non dobbiamo accettare le brutture, non dobbiamo accettare la delinquenza, no? Però se ci sono delle cose meno belle del mondo, come magari una persona disabile, è una cosa che prima di tutto non è bello per lui avere quella condizione, quindi accettare l'altro, accettare le difficoltà dell'altro. Allora il mondo è bello quando è imperfetto. Ecco, tutto quello che è perfezione a me fa paura, perché è freddo e plastificato e non mi piace. Assolutamente, allora abbiamo i sogni nelle tasche e la voce nel cassetto. Io ho trovato anche un po' un gioco di tra il brano e il libro, perché poi penso sia sempre importante raccontarsi agli altri, no? Quindi ancora rimarcare il valore della condivisione, anche dell'aprirsi e di coltivare un rapporto. Quanto è importante, quanto è stato importante per te riuscire anche attraverso le parole, non solo con la musica, a raccontarti? Beh, devo dire che è tutto, devo dire che non è solo un mio merito, ma è in questo caso, soprattutto nel caso della canzone, è merito di un lavoro corale. Chiaramente nel romanzo è stato un lavoro di espressione più mia, perché il romanzo lo scrivi, sei tu il foglio, tu è la penna, tu è il computer. E quindi lì c'è proprio la tua vita, la tua scrittura. Con questa canzone c'è stato un lavoro corale. E quello è stato il bello del condividere, perché come se avessimo fatto un figlio tutti insieme, no? Figlio di tanti genitori, e alla fine con tutte le somiglianze di tutti noi. Ah, però c'ha un po' il naso tuo, ha un po' le mani mie, capito? Facciamo questo lavoro però al contrario, cioè io riconosco la penna di Marco, per esempio, di Marco Masini, c'è chi riconosce la penna di Valerio Carboni, quindi ci sono questi aspetti. E non so, io spazio un po' tanto dalle tue domande, però perché sono domande che mi colpiscono al cuore, mi fanno emozionare, mi fanno pensare e ragionare. Diciamo che una canzone è un elemento libero e la voce nel cassetto è un elemento libero, perché è un romanzo dove io ho messo insieme dei fatti, quasi come un'elencazione di fatti, ma con dentro tante emozioni di quella voce che era nel cassetto, che poi quella stessa voce nel cassetto ha dei sogni nelle tasche, perché poi guarda al futuro con una capacità di rilanciare che nasce da quella voce nel cassetto, cioè da quella cosa che prima è rimasta tanto tempo chiusa e poi è stata messa fuori. Certo. Quindi è magica per questo. Io chiudo la porta perché ci disturba, no? Guarda com'è tutto molto reale in questa intervista, non c'è nulla di artefatto. Ma Zoom serve ancora per questo, per scoprire anche un po' i lati Guarda segreti. Che bel quadro che c'ho qui. Questo è Ugo Tapparini e si chiama Matrimonio Coatto, cioè... Ma che meraviglia! Tutti qua. Forza, eccomi qua. Io, Silvia, volevo tra l'altro chiederti cosa o chi non può mancare nelle tue tasche? Le chiavi di casa. Ok. Perché la casa, come tu sai, tu Luca, sai molto bene... E la casa è tutto, la casa è sono i miei figli, sono la mia famiglia, sono le raccolte delle persone tutte chiuse dentro questo contenitore che è la casa, ma non come oggetto materiale, ma come elemento di raccordo tra tutte le mie identità. Abbiamo fatto un ritorno alle origini, adesso guardiamo al futuro. Cosa c'è nel futuro di Silvia? Cosa sta arrivando? Allora, nel futuro di Silvia, sul piano pratico, c'è il tour, che spero si faccia, perché qui non si sa mai, c'è la radio, che riprenderà a tutto tondo a settembre, e c'è la scrittura di un romanzo che prima si era fermata per appunto la preparazione di questo singolo, adesso sta di nuovo galoppando, e quindi credo che nel mio futuro ci sia la creatività. Che è già una cosa, perché non avere spento la creatività con questa fase storica mi sembra già una grande vittoria, perché la tentazione di impigrirsi c'era tutta. E tanti sogni. E tantissimi sogni.
Grazie mille, davvero. Grazie a te, o Luca, o tu Luca. Grazie mille, voglio salutare tutte le persone a cui ci stiamo rivolgendo adesso, che ci stanno ascoltando, e fargli tanti auguri. Grazie. Grazie a te.